Vieni da me, oggi scopriremo le domande delle cloche di Giorgio Marrai. Dov'è quello rosa con l'alberello rosa di Natale? No, la no. Devi chiudere con la mano, non con il piede. Dato aspetta, inquadriamolo perché sta da 3 ore così c'è si è visto. Insomma, faceva questo di mestiere, non il pesto la mattina e ritornava la sera, e quindi eccolo là. Però anche tua mamma. Invece di lanciare oggetti, quando volete potete intervenire. Fammi ascoltare una canzone del grande Claudio Villa. Credo lì feci un musical, un cinema, queste musiche qua, e quindi mi fu facile non studiare. Vuoi cantare? Vamo, una palestra solo femminile a Pisa. No, era scusate, così, era così. No, scusa Giorgio, no, vuoi commentare? Vicini un po' piaccione sei. Ma chi non lo è? Buon pomeriggio a tutti, qui qualche segno del Natale c'è su questo tuo tavolino del caffè, però mi aspettavo qualcosa di più, regia. Mi dispiace vedere appunto mamme, papà, ma sì, saranno molto meno traumatizzati. Quando litigano, anziché... La perfezione... Sì, molto piatti, ho la lordosi... Non crede nessuno a quanto stai dicendo. Quelle, però danno fastidio anche quelle. Hai ragione, ambasciatore. C'è una frase. Possiamo cercare di evitare di fare su loro gli errori. Ho cercato di farli rispettare nella speranza che cresca come uomo. Un po' la mia fortuna, perché ho avuto la possibilità di fare tante cose. E quindi di cantare, quindi di recitare, quindi di fare tantissime altre cose. Non so fino a che punto so farle. Pure, quindi mi sa che le sai fare, ecco. L'ho rovistato nel mio Instagram, ma ce ne sono anche tante altre di fotografie. Dimmi. Qua siete proprio rosiconi, eh? Sì, certo. Rosiconi. Binarie. Io lo vorrò... Ma se uno c'ha... No, vabbè, ora... Max vado. Probabile. No. Vabbè, poi a quel tuo posto si chiami regista oppure lasci perdere? Ma no, vai in palestra, prendi dei pesi più pesanti e ti sfoghi. Delle scene musicali, una sorta di musical. Senti, è appunto con tale e quale hai fatto un sacco di personaggi. Vabbè. Adesso, perché vabbè, dopo ci parlerai da solo, tête à tête. Face to face. E che hai trovato proprio adesso. Cosa avevano di tanto speciale che non riusciamo a toglierci dalla mente? Gli anni 80, tutto, tanto. Intanto hanno ereditato... No, com'è diverso rispetto a... un'epoca che si ripropone, cosa che non hanno fatto invece gli anni 90. Volete al latte o al limone? Al latte, grazie. Anch'io al grazie. Latte, grazie. Per favore, possiamo provvedere? Eccola! Direttamente col fuego! Barbara Di Palma e Sabrina Salerno. Francesca, sì. Volevo farti vedere un attimo il palazzetto. Guarda, c'è una mi chiama mozione collega. D'ordine, c'è una mozione d'ordine. Di un gruppo nutrito di ex brufolosi che vorrebbero recuperare alcune performance professionali della dottoressa Salerno, e quindi la pregherei di agevolare, collega Fialdini, questa mozione. Da boys a boys. Con Savino Zabba non male, si non può passare in radio. Apri la mano? Sì, vai. Forse ho capito. Abbiamo un po' di pietre. Economici più importanti del mondo, cosa sta pensando di noi? Spero bene. Intanto, questo filmato è per addolcirti un po'. Grazie, Ross. Che servizio! Sì, da una commercialista, wow. Che lusso! Noi seguiamo i suoi programmi per trasferirli. Ah, dillo, perché non ci credono che tu sei una commercialista. No, io sono una commercialista, adesso... No, non lui, il pubblico, qualcuno a casa. Vabbè, anche se non ci credete, ho studiato e lo sono diventata commercialista. Shock. E in questo libro, con Magali, perché Magali? Cosa c'entra? Sono rimasti amici con il presidente, molti... Noi mettiamo tutti gli autori del programma in una stanza. Il festival? Io da 10 anni ho l'onore di fare il presidente della Lucca Summer Festival. Mi ha portato per Johnny Depp, prego, sceglilo, scegli l'emoticon. La Mussolini non mi voleva neanche la televisione, ho guadagnato infama in... E quindi... E tu hai sempre aiutato la tua famiglia? Ho andato a fare i primi... Che c'è una cosa bellissima, e se tu continui a parlare, io non riesco a fartela vedere. Non ce l'ha, Casimiro. Non ce la fa, oggi c'è una prorompenza. No, non è prorompenza. No, se notate la mia fronte leggermente lucida e anche quella di conferma, sì, Sabrina, da, esatto. C'era la musica d'arte in quel periodo, quindi c'erano quelli che vestivano con le catene tutti in nero e poi c'erano i. Esatto, bravo, vedi.
Sì. Per sapersi presentare ma bene. Soprattutto, esatto, ma soprattutto si registravano le canzoni alla radio. E la palma e... Poi me grazie. Grazie. Sì, ormai vivo a Saxa Rubra praticamente. Bravo. Pubblicità! Ferma, sì, Sabrina, esatto, c'era la musica d'arte in quel periodo, quindi c'erano quelli che vestivano con le catene tutti in nero e poi c'erano i... Esatto, bravo, vedi. Sì. Secondo te, siamo adesso per mandare in onda un servizio che ci parla dei gatti, ma secondo te, nella tua esperienza, perché ci piacciono così tanto? Che cosa vediamo in questi animali? Forse vediamo noi. Torno un aneddoto, insomma, questa rubrica sul gatto, insomma, sui social va abbastanza, è carina, insomma, piace, insomma, allora, si inferocisce, ecco, mentre invece se poi lo porto è tutto tranquillo e sono tutti contenti di vederlo, io non fiato, è buonissimo. Questo è in treno pochi giorni fa. Andiamo a vedere... gli ultimi protagonisti salvati dalla clinica che c'è a Genova. Lui chi è?